Eccoci qua, Ciao! video, ciao, impasto, pizza napoletana, vai Pachito Piccante, vai Con lievito Pachito. madre. Con lievito madre, che è il metodo più naturale che esiste, perché ovviamente non ci sono lieviti dentro praticamente, quindi non ti gonfia la pancia, non ti... vero? Certo. Ok. Allora, per preparare il lievito madre, vedete? Ah, che tu io lo tengo già da un po' di tempo. Che tu lo fai sempre così, lo faccio la pizza. Sempre così. Poi noi già abbiamo fatto un video sul lievito madre. Ah, ok. Allora, ho preparato un impasto con farina, acqua e qualcosa che faccio, lo starter si chiama, che faccio iniziare a lievitare. Di solito quindi stai facendo un piccolo ripasso di quel, sì, video. Di quel video. Ok, comunque ve lo lascio il link nei box informazioni. Vai. Sì. Di solito si mette o un po' di miele oppure un po' di yogurt o dello zucchero e si mette a come se fosse a lievitare. Perfetto. Dopo 24 ore si va a impastare. Ad impastare. Dopo un po' di tempo, dopo 4-5 giorni, incominciate a fare quello che si chiama a toglierne una parte e a mettere un impasto nuovo. A toglierne una parte e a mettere un impasto nuovo. Ok. Cioè sempre acqua e farina, starter e niente più. Ok. Dopo una settimana esce questa roba qua, guarda. Ah, ecco. Che è un impasto proprio. Ma okay. come si usa adesso? Questo come è il lievito madre. Ah, ecco, questo è il lievito madre. Ogni settimana voi, se non lo volete usare, lo buttate. Comunque lo buttate, poi peccato. Invece no, voi o fate delle frittelle, o fate il pane, o fate la pizza bene. E lo utilizzate. Almeno ogni settimana. Ogni settimana, ok. Allora. Vabbè, una pizza a settimana ci sta, ci vuole una pizza a settimana. E io faccio così, guardate. Lo impasto come se dovessi fare la pizza senza mettere il lievito. Ah, così proprio. Cioè, mo ci aggiungi l'altra farina. Acqua e farina, basta. Ah, senza aggiungere il lievito. Senza aggiungere. Guarda, è un metodo troppo bello perché, oltre al fatto che è naturale, perché voi non ci mettete dentro lieviti, nulla di chimico, eccetera, ma è anche un metodo molto molto economico, perché ovviamente non consumate, non usate lievito. Quindi è il metodo più naturale, no, ma poi gonfia e sano. Sì, perché praticamente la pizza fatta così non gonfia. Qua c'è anche Cucchino. È vero, Cucchi? Guardi lo spettacolino, guardi tutto tu, come indonato dai cuscini. Allora, prendiamo acqua e farina. Perfetto. Pesiamo la farina, 800 grammi di farina. Perfetto, e acqua? Ma l'acqua si mette calda? Mezzo litro di acqua, tiepida. Tiepida, tiepida, sì, ok. Sì, tiepida, io già l'ho preparata, vedete? Ah, eccola qua, tutto pronto, guarda, bellissimo. E ovviamente se non avete questa impastatrice, che a anche mano. Pachito si è comprato dopo, insomma, quando ha fatto qualcosa di soldi, è vero Pachito? A mano! Prima che era poverello! Ma che le costa poco? No, sto scherzando, però se non l'avete fate tutto a mano, viene tranquillamente benissimo, non è quello il segreto, insomma. Sì. Ah, vedi, era calda infatti, ho visto, esce un po' qui. Sì, l'acqua dentro. Oggi un attimo, se no schizza tutto. Tutto questo potete fare a mano, certo, tanto non ha bisogno di una grande lavorazione. Infatti io sono venuta qua oggi che Pachito mi ha invitato a mangiarmi una meravigliosa pizza, è vero Pachito? Sono venuta qua con farina integrale genuina, sana e leggera, e quindi sono venuta qua a registrare sto video, però io a casa mia lo faccio a mano perché non ho l'impastatrice, le posso assicurare che viene benissimo, però lui la sa fare meglio e non è merito dell'impastatrice, sono proprio le sue mani. È proprio quello. Guarda quel piccolino come dorme, dito. Ecco fatto. Ok. Adesso vai. Mettiamo in funzione e tu studi. Perché è stato molto nuovo. Vai. Prendiamo la stessa quantità di pasta di lievito madre che abbiamo usato e lo mettiamo nel nostro contenitore. Da parte praticamente. Da parte. E lo rimettiamo in frigo. E lo useremo fra una settimana? Fra una, anche 4-5 giorni. Possiamo già fare un'altra pizza, un altro pane, quello che volete. Quello che poi Pachito, se volete ci lasciate delle richieste nei commenti. Lui fa tutto, pane, taralli, tutto quello che volete lui pane fa. Pane alle noci, pane...
Vi chiedeteci nei commenti e lui farà tutte le ricette, tutte cose sane e genuine, vero Paghito? Sì, darà le napoletane. Fatto in casa è meglio, è più buono. E mo, ma quando ci mangiamo sta pizza tenga la fame? Quanto tempo deve crescere? È molto. Ecco. Questa è la che non c'è il lievito. Veramente. L'unica cosa è che dovete fare una levitazione lenta. Ma la levitazione lenta è la migliore, perché ovviamente non ci sono agenti lievitanti chimici, quindi... Bravo. Fatela lievitare, soprattutto adesso che è inverno, un po' di tempo in più e vi mangiate una pizza super soffice e leggera che non si inchiomma, voce del vero inchiomarsi. È vero, perché quella là col lievito a volte si mette sullo stomaco, invece questa è molto leggera e più digeribile, non gonfia la pancia. Ottimo. Dici, ma Paghito, potevi prendere anche un mestolo più grande invece di metterti con la forchettina. Per evitare di sporcare tante cose. Ah, ecco, perché dopo poi Rosy ti sgrida. Sì, mi piace, sono molto pulito in cucina. È vero, sei molto sistemato. Pulisco a mano. Chi ci crede, ma chi? No, è vero. Oh, è vero. Questo in frigo? Lo lasciamo qualche oretta prima fuori. Ah, okay. E poi lo mettiamo in frigo. Okay. E tra una settimana lo usiamo, anche 3-4 giorni lo potete usare. Perfetto. Adesso però, se avete notato, io non ho messo il sale. Ah, ecco, quindi lo aggiungi adesso. Lo aggiungo dopo, perché altrimenti questo non cresce molto dopo. Ah, ecco. Allora, adesso ci metto. Il sale si mette solo al momento. Bravo, un cucchiaino di sale nell'acqua. Che segreto, Paghi. Ah, ecco, nell'acqua lo sciogli. Nell'acqua calda, sempre tiepida. E poi lo aggiungi. Ah, ecco, fantastico. In modo che il sale ci sta solo qua. E non qua. E non là, ok. Questo è sempre senza sale. Ok. Quindi mettiamo questo e aggiungiamo anche un po' di farina, perché avendo aggiunto acqua è probabile che sia necessario. Da punto giusto. Perché praticamente si stacca. Si vede, si è bravo. Si stacca, si dalle, stacca pareti. Dalle pareti. O se lo fate a mano diventa ad essere un po' più asciutta, lo sentite in mano, un po' più asciutta, a quel punto basta. Aggiungere farina. Spaccatevi un po' le mani di farina. Ok. E mettetelo in un contenitore. Una bacinella. Una bacinella per farlo crescere. E come si stacca dalle farine. Noi siamo la farina integrale, però comunque voi potete utilizzare qualunque tipo di farina voi preferite, perché comunque non viene bene sempre. A noi piace questa qua, siamo abituati così, è più sale e genuino. Se ci mettete qua. Guarda com'è bello. Posso dire un segreto? Vedete la consistenza? Dici. Se ci mettete un poco di semola rimacinata, viene più croccante la pezza. Ah, sì. Sempre quelle quantità che abbiamo detto, un chilo di farina, 600 grammi di acqua. Ok. Se volete mettere un po' 100 grammi di semola rimacinata, si sottrae 900 grammi di farina. Eccolo qua. Adesso quanto tempo deve lievitare? Parecchio più o meno? Parecchie ore, 4-5 ore. Vabbè, 4-5 ore si può fare. E poi ci mangiamo una meravigliosa pizza. Vi mandiamo un bacio grande. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete un pollice in su, vero Paghito? Lo metto pure per Paghito, pollice in su. Non le viso a fuori, metto il caso. Pollice in su per Paghito. E ci vediamo al prossimo video con una meravigliosa pizza. La farciamo e ce la mangiamo, è vero Paghito? Sì. E metteteci un pollice, appunto, se volete vedere il video di come facciamo la pizza. Tanti gusti, è vero? Alla Paghito. Ciao ciao. Ciao. Rinfresco, mannaggia, rinfresco, mannaggia, mi sei morto questa parola. Rinfresco, quando si deve rinfrescare il lievito madre.